abbiamo raccolto, bah, penso sui 9.000 euro, cioè abbiamo sbancato. E questa è la cosa principale. In cambio è stata data un messaggio musicale bellissimo alla città. Sì, e te hai visto l'inizio, è dall'8 maggio, siamo al 23, che dalla rassegna di bande abbiamo cominciato la rassegna musicale al Circolo Artistico, alla CAMU, siamo arrivati al concorso e finale il 23 maggio, quindi sono stati 12-13 giorni di musica ininterrotta. Dunque, anche qui quando siamo in fondo raccogliamo più di 10.000 euro, ma quello che è veramente importante di queste iniziative è il coinvolgimento che si riesce a fare. Questa è una manifestazione, è stata, si può dire, proprio una maratona che ha coinvolto più di 800 ragazzi e persone che sono arrivate da quasi tutto il centro Italia, direi. Io ho l'onore di essere il presidente della giuria dell'ultima serata, quella in cui si assegna il vincitore assoluto del concorso. E la manifestazione l'ho vista nascere e così come un bambino, con qualche esitazione, in maniera un po' provinciale, poi nel corso di pochi anni ha preso il volo in maniera esponenziale. Ora siamo arrivati nell'edizione di quest'anno, che è quella del ventennale, siamo arrivati a esecuzioni professionali di grandissima levatura.